condividete le cose che io ho pensato e magari le possiamo dire insieme con l'assemblea cittadina. Quello che io dico è questo: Bertolaso è venuto ieri all'Aquila, o meglio a Bariciano, in un contesto è venuto a presenziare una festa della protezione civile di Torino che era stata invitata dal sindaco, dal comune, per ringraziarla dell'intervento che aveva fatto nel corso del terremoto, eccetera. Allora, io ho pensato questo. Bertolaso è venuto poi a parlare, invece non ha parlato da capo della protezione civile o comunque per i volontari, con i volontari, ha fatto un discorso molto politico. Io ho pensato questo. Se il governo ci voleva, la notizia poi che è uscita e che lui ha dato è che Berlusconi incontrerà i 20 sindaci che hanno chiesto quelle cose che hanno chiesto andando anche a Roma il 24, no, prima in autostrada il 16 e poi a Piazza Navona il 24. Allora io penso questo: se il governo Berlusconi ci vogliono far sapere che hanno intenzione di discutere con le istituzioni, lo devono fare attraverso i canali istituzionali. Il 24 le nostre istituzioni parlamentari, tutto il Consiglio Comunale, la provincia e altri esponenti delle nostre istituzioni hanno chiesto di essere ricevuti in Senato e gli è stata sbattuta la porta in faccia. Allora in questo paese io credo che sarebbe corretto rispondere da istituzione a istituzione. Quello non si è fatto. Due giorni dopo invece viene Bertolaso, confondendo i due ruoli che lui assomma di capo della protezione civile e di sottosegretario del governo, viene come capo della protezione civile in mezzo ai suoi volontari a dire però cose che ci manda a dire il capo del governo. Questo significa ristabilire lo stato del favore, cioè io vengo da parte del capo a dirvi che vi faccio il favore di ricevervi, e invece annullare quello stato di diritto che noi chiediamo. Allora se le istituzioni devono parlare alle istituzioni e non in mezzo a 50 volontari della protezione civile del Piemonte, a 10 persone di Bariciano, a nessuno a Milano. Il potentissimo ufficio stampa di Bertolaso si guarda bene a far sapere a tutti dove va e quando la seconda ci va, volta. Perché la sua è una precisa strategia mediatica. Lui si fa riprendere soltanto in contesti favorevolissimi, si fa fotografare con i bambini delle scuole, con le direttrici che chiamano a uno a uno i genitori e le mamme per andarsi a fare la foto con Bertolaso e quei bambini, va in mezzo ai volontari della protezione civile. Scusami. Allora, i volontari sono tutti. Bertolaso è un cadavere, stiamo parlando di Bertolaso. Non è un cadavere. Si fa fotografare. Non esiste più nel panorama politico. Se vogliamo fare politica, allora Bertolaso è stato messo da parte, adesso ci sono i Gabriele. Allora, se parliamo del Bertolaso, non mi corre un attimo. Allora, io sto dicendo, se una persona viene su tutti i giornali, esce che il Presidente del Consiglio ha mandato a dire qualcosa, se permettete, io siccome ci sono state tutte le mie cittadina, siccome ci ho mandato, no ci ho mandato io, per carità, ci sono state, ci sono andate tutte le mie rappresentanze istituzionali, io chiedo che in una sede istituzionale e in un ruolo istituzionale il capo del governo mi faccia sapere se vuole incontrare i sindaci non dell'Aquila, di tutto il territorio del cratere, e vedere che cosa vuole fare per questo cratere. Quindi io rimango di quest'idea. Allora vi chiedo di condividere questo documento in cui diciamo, ma scusate, ma non si può votare con quello che dobbiamo votare, il documento che viene